Giornaldino, mi pare che ormai su tutti i giornali, tutti i membri anche autorevoli del CTS, non solo, cominciano a dire che il tampone rapido non va bene, non è sicuro, ha margine di errore troppo grande bisogna evitare di usarlo per il Green Pass sostanzialmente. Ma io da tanto tempo dico sempre la stessa cosa, poi è sotto gli occhi di tutti che noi eravamo fuori dalla pandemia, ne eravamo totalmente fuori. Se vedete l'incidenza delle infezioni, da maggio, in pratica, se vogliamo vedere qualche schema lì, da maggio tutta l'Europa era fuori dalla pandemia, vedete? Poi a un certo punto è comparso. No, non vediamo, perché lei sa che deve fare, giornalista, questa è una cosa che dobbiamo prima o poi spiegarci a lei. Cioè deve mandare prima, perché per quanto noi cerchiamo di fare il nostro meglio, vedere le vostre slide da lei diventa complicato. Le ha mandate, ma non le hanno elaborate. Vabbè, parliamoci, sì. Tanto abbiamo fatto vedere prima. Vabbè, ma non fa niente, ve lo dico, eravamo fuori, poi lo sanno tutti che eravamo fuori. Poi a un certo momento, il primo di luglio, è arrivata da parte dell'Europa la necessità di sottoporsi al Green Pass e dopo 15 giorni è riesplosa la pandemia. Non è colpa del Green Pass, ma di ciò che il Green Pass ha determinato. Ha determinato una folle corsa ai tamponi rapidi, ci sono anche le vendite dei tamponi rapidi in Europa che sono esplose e dopo 7-10 giorni in pieno luglio non compaiono le infezioni virali, no? In pieno luglio, boom, è risalita dappertutto. È risalita in modo drammatico e in Israele si sono accorti per prima. Lei mi sta dicendo che non è il fatto che abbiamo fatto più screening che ha tirato fuori i casi, ma secondo lei il fatto che ci si sentiva più sicuri avendo fatto il tampone... No, si sono ammalati di più. Cosa? Certo, si sono ammalati, la gente si è ammalata perché questo mi sono dicendo. Andati in giro quelli che noi chiamiamo i super spreader. Questa falsa sicurezza ha fatto sì che abbiamo fatto delle stupidaggini e abbiamo rimesso, e la pandemia ha ripreso il sopravvento in qualche modo. Sì, era meglio, secondo me era meglio astenersi da tutto, astenersi dai tamponi, dal Green Pass, da tutto quanto e lasciare che ormai stava finendo. Stava finendo perché la gente si proteggeva. Una volta che fai un tampone rapido, che sappiamo ha una incidenza, un falso negativo molto alto, secondo la medicina basata sull'evidenza, ho sentito tanto parlare di scienza oggi, ma la scienza non è tutta d'accordo su tutto, intendiamoci. Però questa, la Cochrane, la medicina basata sull'evidenza, addirittura arriva a sbagliare 8 volte su 10. Ma chi si fa un tampone ed è tranquillo perché ha fatto il suo tampone ed è sereno, psicologicamente sereno, toglie le difese. E così all'improvviso è esploso. In Italia la seconda esplosione c'è stata 7 giorni dopo il 15 ottobre, quando il Green Pass è diventato obbligatorio per coloro che andavano a lavorare. Di nuovo un'altra risalita di tamponi rapidi e all'improvviso di nuovo una risalita delle infezioni. Cioè le infezioni, oggi ciò che bisogna fare... Cioè quindi, scusi, tutte le volte che ci siamo affidati a tamponi rapidi la situazione è peggiorata, dice Giorlandino. Al di là di quanto ci siamo vaccinati, questo però è il tema. No, ma non lo dico io, no, io sono un osservatore. Bisogna avere una visione generale della problematica, non così particolare. La visione generale della problematica basterebbe guardarsi invece quindi, guardare scusi, oggi gli andamenti dell'infezione. Cosa accade? Oggi per il Green Pass la scelta di dire Green Pass è chiedo scusa, vaccinati. Non ho la scelta del Green Pass oggi sta diventando. Il Green Pass lo hanno i vaccinati, i guariti e per andare a lavorare, solo per andare a lavorare, allora, il tampone molecolare. Allora, tutta la letteratura... Guardi, tutta la letteratura che tranquillizza su l'unica soggetto che non infetta e non può ammalare in modo serio, magari può contagiarsi ma non ricontagiare, sono i guariti. Non so se ricordate qualche passo dei Promessi Sposi, no? Chi erano i monatti, secondo voi? Erano i guariti. E secondo voi uno che ha preso Ma abbiamo il vaccino, per grazie a Dio. Un morbillo si lo riprende? No, il vaccino non pare che sia proprio attualmente la causa, non lo dico io, no, assolutamente, ma se guardiamo ciò che succede nel mondo, non succede da noi, perché noi abbiamo avuto tanti malati, tanti guariti che non sono d'accordo. Guarda, in Francia, per esempio... Però mi scusi, non può essere la soluzione, perché io ho capito, non me la sono ancora presa. Mi accingo a fare la terza dose, devo essere tranquilla che con la terza dose sono sicuro, onestamente. Io non sono di quelli che pensano... Io sono di quelli che critica eventualmente questo vaccino, non il vaccino, perché questo vaccino è creato su una proteina Spike che oramai non c'è più.
Ma vedete, in Francia, posso solo finisco due cose e poi... In Francia noi abbiamo ieri 95... Chiedo scusa, in Francia noi abbiamo 95.000 affetti ieri, 95.000 contagiati, noi 6.000. In Francia hanno avuto una vaccinazione completa come la nostra e la stessa quantità di popolazione. In Germania uguale, in Spagna abbiamo il doppio dei nuovi casi con una vaccinazione maggiore, vedete? Come vedete, purtroppo il vaccino non protegge. Ma non perché non bisogna vaccinarsi, non protegge completamente. Sentiamo un attimo Morani e Longhini. Ma guardi i dati, non ti dico allora. No, per l'amor di Dio, guardi i dati. Bisognava cambiare vaccino, non usare questo. Aspetti un attimo, facciamo rispondere Morani e Longhini, sono i dati, per favore. Non sono io, per l'amor di Dio, non ho nessuna intenzione. No, ma infatti io non protegge più, in Europa non protegge ai dati più. E alle analisi.